Eccoci, cominciamo il nostro viaggio nei ristoranti dei Paglioni dell'Expo di Milano dall'Estonia, dove ci accolgono in cucina. Eccoci qua con Monica. Buongiorno Monica di Kitchen Mood, che è la società di catering e ristorazione che gestisce il ristorante del Paglione Estonia all'Expo 2015. Prego. Noi abbiamo assaggiato qualcosa oggi, devo dire che c'è una bella combinazione di... Laura? Di... Buongiorno Laura, poi veniamo a te. Ecco qua, qui cuoce e si scalda lo stinco. Dicevo, c'è una bella combinazione di prodotto e di cucina, ovviamente del paese, perché questo è il senso della presenza dei paesi all'Expo, e un tocco italiano. Sì, qual è il tocco italiano e cosa vi ha detto il presidente estone? Che quello che, quando abbiamo incontrato il presidente, prima abbiamo incontrato lo chef, abbiamo preparato il menù e quando è stato degustato la prima volta ci è stato detto che era molto estone ma molto più buono. Sì, sì, è molto estone, ma è più buono. Qualche piccolo tocco, no? Sì, mi dicevi la cipolla rossa, quella bianca. Quella bianca e poi probabilmente semplicemente la nostra delicatezza, il contatto. Noi abbiamo, trattiamo il cibo diversamente, forse siamo un pochettino più attenti anche ai particolari, soprattutto nelle presentazioni. Forse. E com'è? Piace al pubblico questo al tipo piace, di cucina? Piace, assolutamente. State andando sì, bene, come il bene. Diciamo, essendo voi comunque una società che ha fatto questo vincendo una gara del Padiglione, sì. Qual è dal punto di vista commerciale il ritorno che avete? Siete soddisfatti di questa scelta? Siamo soddisfatti, sì, anche se purtroppo abbiamo iniziato tardi rispetto agli altri, perché abbiamo inaugurato il 23 di giugno, perché precedentemente non c'era ancora non era stato deciso se valeva la pena o meno avere un ristorante all'interno del Padiglione. Dopo che siamo arrivati noi con queste cene per il presidente, ci hanno fatto la proposta e ci siamo fermati. Siamo contenti, assolutamente. Ma gestite anche altri padiglioni o solo questo? No, all'interno dell'Expo è l'unico ed è stata una bellissima esperienza, speriamo che continui così. E avete delle serate particolari, organizzate degli eventi? Abbiamo già organizzato degli eventi, per ora non abbiamo in calendario nulla, per ora abbiamo lavorato solo su richiesta del padiglione, però abbiamo in previsione di fare delle serate avvenimento con musica e degustazioni dalla prossima settimana. Quindi in luglio, partire. Quindi in luglio possiamo annunciare sì, che esattamente. Il padiglione dell'Estonia avrà delle serate di degustazione. Esattamente, appena avremo le date certe. Abbiamo fatto delle strade ma a livello privato, non per tutto il pubblico dell'Expo. Carine. Beh, anche questo ha abbiamo fatto senso, no? Perché comunque l'Expo sta diventando un luogo in cui tutti organizzano i propri eventi. Sì, cioè, ma addirittura si fanno compleanni sono stati. Si fanno sì, li abbiamo fatti qui. Bene, questa è la cucina, questa è la sala che abbiamo visto prima. In cucina Laura è volto ormai conosciuto. Io di solito corro dietro ad altri di MasterChef, in particolare a Callegaro, ma questa volta con piacere invece incontro te. Edizione 2013 di MasterChef, sì, giusto? Sì. E poi cosa è successo? Poi è successo che ho iniziato a lavorare in cucina, ho collaborato con lo chef Umberto Vezzoli a Milano e poi ho fatto altre esperienze in altre cucine. Sto girando molto perché voglio imparare tante cose. Perché qua non si finisce mai di imparare. E com'è che ti trovi qui? Ho fatto una domanda e mi sono trovata con Kitchen Mood. Con Kitchen Mood. Con Kitchen Mood. Bene, e com'è la cucina dell'Estonia? Oddio, una cucina alla fine molto estone, ecco. Amano molto l'aneto. Questi odori un po'... Beh, devo dire, ci sarà il tuo tocco, ma io ho mangiato bene oggi. Grazie. Soprattutto la cottura dello stinco è perfetta, comunque i sapori del salmone e dell'aringa, che sono sapori tipicamente di questi paesi, sono ammorbiditi un pochino dalla capacità italiana. Quindi MasterChef è servito. Forse a te, a me non ancora, a te sicuramente. Mi presento Alex, che lavora con noi. Ecco, Alex... Sei contro luce però Alex, devi entrare in cucina. Please come in. Questo posto, questo dobbiamo vederlo, perché sì, è uno spettacolo della natura. Guardate cosa potete trovare venendo a mangiare al Padiglione dell'Estonia all'Expo. Alex? Sì, buongiorno. Buongiorno, tu sei estone? Sì, sei d'Estonia. Dell'Estonia. Sì. E com'è questa esperienza Expo? Bella, molto bella. Tanta gente da conoscere, tanti padiglioni da vedere, diciamo, scoprire le nuove cose, provarci in diciamo nuove ruole, benissimo. Com'è che sai l'italiano tu?
Come che sono italiano? Ho imparato in università. Ah, bene. Ma in Estonia, non qua. Giusto. Qua ho fatto solo Erasmus. Ah, ho capito. E quindi sei qui dall'inizio dell'Expo? Sì. E dove state voi degli staff? Noi dello staff estone, avete questo, noi abitiamo luoghi, abitate in città. In città, okay. A Milano. Quindi il governo dell'Estonia ha scelto un luogo dove voi potete sì. stare. E quindi fate avanti e indietro e passate però tutta la giornata qui. Abbastanza tutte, sì. Però un'ora per venire, un'ora per tornare, quindi quasi tutta la giornata. E a Milano eri già stato? Prima 2 ore. Ah, ho capito. Quindi adesso ho scoperto un po' di tutta la città. Prima ho visto solo la zona centrale. E senti, oltre al padiglione dell'Estonia, qual è altri due padiglioni che suggerisci di visitare? Altri due? Mi è piaciuto un sacco Brasilia. Sì. Poi anche Ecuador. Direi che questi due. Bene, grazie dei consigli, grazie Alex. Sì. E buon lavoro all'Expo. Grazie a lei. Grazie. Un saluto alla cucina del padiglione dell'Estonia.